Vi dico subito due cose. Abbiamo avuto sollecitazioni da vari media circa lo stato di salute della persona interessata a questo caso di tetano. Sottolineo persona perché da questa azienda non è uscita alcuna notizia, né può uscire, nel rispetto della privacy assoluta, né nomi ovviamente, né luoghi di origine, né alcun collegamento che possa afferire la persona all'individuo, la situazione, all'individuazione della persona specifica. Quindi questa comunicazione la facciamo solo perché ci è stata più volte sollecitata e per evitare che vengano fuori notizie inutili o errate. Quindi sottolineo che l'azienda agisce nel massimo rispetto della privacy determinata dalla legge. Altre notizie non che sono state date non riguardano questa azienda, le comunicazioni dell'azienda sono solo quelle che facciamo o a comunicati stampa o a incontri come questo, normalissimo, che ci vengono chiesti dalla stampa. Il dottor Bibang dà alcune informazioni di carattere sanitario, ovviamente scollegate da nomi, cognomi e altre cose, ma solamente sulla situazione della stato di salute della persona, come ci è stato richiesto. Prego. La persona che è ricoverata nel nostro reparto è sempre in condizioni critiche, stazionarie, ma in condizioni critiche. La malattia, sapete, è molto molto grave, è pericolosa per la vita e ha un decorso che si sviluppa in alcune settimane generalmente. Quindi noi speriamo che queste settimane passino, perché ovviamente superate almeno 3-4 settimane, poi potremo probabilmente, sperabilmente, tirare un respiro di sollievo. Però fino a quell'epoca sarà molto molto difficile fare previsioni, quindi questa è un po' la situazione di oggi. Eventualmente su richiesta faremo un aggiornamento fra una settimana, visto, mi permetto di dire una cosa che deve dire il medico, ma insomma, questi decorsi sono lenti, lunghi e quindi non vi sono notizie giornaliere, al massimo ci saranno delle notizie settimanali se saranno richieste, sempre con questo spirito di assoluta riservatezza, che vi chiediamo a tutti di conservare, quindi chiediamo anche ai giornali di non girare per l'ospedale chiedendo informazioni a parenti ad altro, perché abbiamo saputo che è successo. Quindi vi chiederemo di evitare qualsiasi spiacevole introduzione nell'ambito ospedaliero, a meno che non riguardi le vostre questioni personali, insomma, di altro genere, o richieste ad altri genitori di persone o parenti di persone di come stanno le persone nell'ambito dell'azienda. Insomma, ripeto, chiedo a tutti il massimo di privacy assoluta. Il decorso l'ha spiegato il dottor Bivano e quindi insomma la persona ovviamente è seguita al massimo dall'azienda e dando il massimo delle cure possibili. Insomma. Questa è un'azienda ospedale universitaria integrata, quindi garantisce il massimo delle cure nel nostro paese e anche fuori, mi pare, visto che molta gente viene anche dall'estero. Tutto qua. Altre informazioni specifiche non possiamo darne e anche interviste specifiche gradiremmo non darne perché abbiamo detto tutto. No, è corretto dire che è stazionaria, come ha detto il dottor Bibang, e che il decorso è lungo. Dal punto di vista tecnico, la cura del tetano a questo stadio, cosa prevede? Questa domanda non riguarda la persona, ma riguarda la malattia del tetano in genere. Dottor Bibano risponderà tranquillamente Sì, sul no, tetano, può fare una. Credo teoricamente possa scrivere un libro sull'argomento ormai, puoi quindi. dissertare, non esageriamo. Il tetano sapete che è una malattia maledettamente grave che affligge ancora in certi paesi del mondo tanti pazienti con esito anche fatale, ci sono dei tassi di mortalità molto molto alti, 30-40% in certe zone, qualunque cosa si faccia, quindi stiamo parlando di malattie molto molto pesanti. Nei paesi avanzati la situazione sicuramente di prognosi è leggermente migliore, però anche nei paesi avanzati la mortalità per il tetano è sostenuta al 10-20%. I trattamenti che si fanno sono di supporto perché non ci sono terapie specifiche per la malattia, bisogna stare attenti che gli organi continuino a funzionare nonostante la malattia sia in piena esplosione e l'evoluzione della malattia
che parte in maniera molto molto subdola, poi ha uno sviluppo, come dicevo prima, in 2-3 settimane, raggiunge un acme a 2-3 settimane, in cui il paziente deve essere completamente assistito dal punto di vista respiratorio, ma anche cardiocircolatorio, dal punto di vista del rilassamento neuromuscolare, a volte anche dal punto di vista renale e altri organi molto molto importanti. Quindi è una malattia sistemica che prende tutto il corpo e che quindi richiede il massimo di supporto e di sostituzione di funzione a vari organi cruciali. Ecco, dottore, in questi giorni, io credo, l'accenno che ha fatto il direttore Cobello, a cui è andato a prendersi informazioni, io ho dei dubbi che dei colleghi siano andati davanti alla sala d'attesa della terapia intensiva a raccogliere informazioni. C'è stato chi ha messo in giro notizie totalmente false, prive di fondamento, dicendo che la bambina, la persona ricoverata stava meglio, che era stata estubata, eccetera. E queste, diciamo, voci che hanno avuto anche una certa eco e ci sono stati anche suoi colleghi, anche noti, che hanno preso posizione di minimizzare, insomma, la gravità della malattia o confondendo la diagnosi con il decorso, che non devo certo dirlo io a lei, sono due cose completamente diverse. Ecco, si sente di dire qualcosa? No, come? Giriamo tutto. Giriamola così. Sono state dette delle cose veramente astronomiche, cioè è una cosa che sbalordisce la fantasia di qualcuno che gioca con la pelle della gente e che dice delle cose veramente molto discutibili. È vero che se si contrae l'infezione è molto difficile. È un'infezione difficile da curare e complessa perché la malattia c'è, mentre si avrebbero coperture e garanzie al 100% col vaccino, in fase preventiva naturalmente. Ci sono fatti per questo. Ok, no, no, volevo chiarirla, cioè Se dagli se anni la 40, persona fosse vaccinata non sarebbe qui, dagli anni fosse stata 40, ti dico vaccinata. solo questa considerazione molto generica, dagli anni 40-50, periodo in cui è stato introdotto il vaccino in tutto il mondo, l'incidenza di tetano è crollata di circa 40-50 volte. La risposta mi pare ovvia. Va bene? Noi francamente non avremo altro da aggiungere. Vi ringrazio. La persona rimane intubata e sedata. La persona. Bene. Assolutamente. Ovviamente. L'ultima cosa, nella vostra, diciamo, database, caso certo di tetano, quanto tempo fa è stato il precedente? Io è il primo caso che vedo e come me la stragrandissima maggioranza dei colleghi con cui ho parlato, italiani e stranieri. Nei paesi avanzati questa malattia praticamente sparita nel bambino, soprattutto quello che colpisce è, ahimè, ancora qualche caso di tetano c'è in Italia, soprattutto però per esempio nelle persone anziane dove c'è una caduta del tetano anticorpale, si feriscono magari in campagna e magari sottovalutano il problema. Si può capitare. Anziani, anziani. Sì, perché la Basta anche copertura una si spicciatura dell'anziano, magari della gamba, il cassonetto, ecco. Sì, poi nella terra, nelle Certo. spore, che sì. Perché da quello che sentivo è un... È ubiquitario. No, e poi è molto resistente, cioè resiste anche Perché anni nel sotto terriccio. forma di spore e non nello stato vegetativo può durare anni nel terreno. Bene, Bene, grazie. grazie a tutti. A voi.